Buongiorno, benvenuti alla sesta edizione del concorso Esploratori della Memoria. Siamo nella sede della sezione ANMIG di Milano, luogo in cui nel 1917 avvenne il sodalizio. Purtroppo quest'anno, causa Covid, non ci troviamo nel sottostante Salone Antonio Valente che ci ha ospitato nelle scorse edizioni. L'evento sarà trasmesso via web. Tuttavia vi mostriamo un tour virtuale, della nostra casa e prego alla regia di metterlo in onda. Thank you.
Ecco, abbiamo ora il saluto del presidente regionale ANMIG, dottor Massimo Fugazza. Buongiorno a tutti, cari ragazzi e carissimi docenti, grazie di essere qui oggi. Sono molto affranto di essere presente da remoto e non in presenza. Non posso gustare la vostra vivacità, la vostra esuberanza giovanile, non posso vedere le vostre espressioni durante le premiazioni. Mi manca. Come dicono le mie nipotine, mi manca un botto la vostra presenza. Questo maledetto virus ci costringe a questi comportamenti, ovviamente come protezione per la nostra salute, ma auguriamoci che tutto ciò finisca al più presto. Grazie per i vostri lavori, che poi vedremo. Un grazie particolare a voi ragazzi e ai vostri insegnanti, che con il vostro impegno, dedizione e capacità mantenete viva la memoria. Una memoria che può sembrare triste. Ma se studiata bene, come voi avete fatto con i vostri lavori, raccoglie tantissimi valori trasmettibili ed attuali, come l'amicizia, la solidarietà, la lealtà, la fratellanza, la responsabilità. La conoscenza della memoria passata serve a noi per capire l'odierno, ma soprattutto costruire il nostro futuro, evitando gli errori appunto del passato. Complimenti ancora per i vostri lavori, ragazzi. Permettetemi questa licenza, sono fiero di voi. Spero che vi sia piaciuto il video che vi è stato mostrato dalla Casa del Mutilato di Milano, dove negli anni scorsi abbiamo svolto le passate edizioni delle pietre della memoria e percorsi della memoria. È un monumento ricco di storia, di emozioni e di sacrifici. Sappiate anche che questo palazzo è stato edificato con l'autofinanziamento di quegli uomini che, tornati dalle guerre, qui posero le prime pietre. Quelle persone non sono sparite, ma sono solo nascoste e ci guardano con i loro occhi pieni di gloria, nei nostri pieni di lacrime. Grazie. Grazie, dottor Fugazza. Abbiamo ora il saluto della coordinatrice del progetto Pietra della Memoria di Regione Lombardia, signora Rosanna Perego. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione al progetto veramente lodevole nonostante la pandemia da Covid-19. Essa ha travolto in modo repentino le nostre abitudini, soprattutto quelle scolastiche, e ha provocato sia a livello globale sia a livello individuale cambiamenti radicali, come a livello scolastico con la didattica a distanza. La scuola però con il coronavirus è riuscita a catalizzare su di sé i mass media e rimettere al centro delle riflessioni generali le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda il nostro progetto, quest'anno siamo giunti alla sesta edizione. L'edizione è 2019-21, comprendi 2 anni. Il lavoro dei ragazzi continua nel tempo con impegno e perseveranza. Abbiamo anche nuove scuole che si sono iscritte nonostante appunto questo periodo. Ad esempio il liceo Paolo Sarpi di Bergamo Alta, il liceo Modeo di Mortara, la Gianni Rodari di Desio, l'Istituto Comprensivo di Menaggio con la Jacopo Rezia. Se il lavoro prosegue anno dopo anno con crescente partecipazione, significa che la proposta è stata apprezzata da studenti, insegnanti e dirigenti scolastici. Il potenziale creativo dei digitali dei ragazzi ci offre sempre nuovi spunti e ottimi risultati ogni anno, dai video con droni, al graphic novel, alle video interviste, agli ebook multimediali. Una delle particolarità del progetto è quella di lasciare qualcosa di concreto che duri nel tempo. Lo facciamo pubblicando i risultati sul nostro sito internet www.pietredellamemoria.it. Per quanto riguarda le news, ci sarà una biblioteca della memoria che riguarda una selezione di libri scritti da testimoni e da studiosi, e com a cominciare da quelli presenti in tutte le sezioni, del territorio nazionale. Quest'anno abbiamo fatto degli webinar perché appunto erano stati richiesti dai partecipanti appunto al progetto, allo scopo di approfondire maggiormente il periodo storico inerente al concorso, prima, seconda guerra mondiale e guerra di liberazione.
Abbiamo poi, grazie al coordinatore nazionale, dottor Remo Gasperini, e con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, ci sarà un nuovo ramo delle pietre dedicato a quelle delle zone terremotate, confrontando quelle pre e post terremoto, quanti sono rimasti intatti e quanti invece sono stati inghiottiti nel nulla. Infatti, nelle zone del cratere Umbria, Marche, Abruzzo, terremoto del 2016, sono stati censiti 482 pietre su 91 comuni dei 140 del cratere. Adesso vi do una notizia veramente bella. Parteciperemo al Festival di Archivissima, che è un festival dedicato agli archivi, alla valorizzazione degli archivi italiani. Di solito si svolge la prima settimana di giugno e termina con la notte degli archivi, che è il 4 giugno. Quest'anno Archivissima allarga i confini e sono coinvolti gli archivi storici dell'Unione Europea. Il titolo era Generazioni. Noi partecipiamo appunto con dei podcast e dei video sui precedenti lavori fatti dai ragazzi nelle altre edizioni. Naturalmente parteciperanno tutti i referenti, tutti dei progetti di tutte le regioni, dalla Liguria all'Emilia-Romagna all'Umbria, e la regione Lombardia partecipa con due video. Un video intitolato Vita di Trincea, fatto dal liceo classico Banfi di Vimercate, e piegati ma non spezzati, fatti dal liceo artistico della Villa Reale Nanni Valentini. Infatti, gli archivi sono ponti tra epoche, generazioni e contenuti. Ora vi volevo dare un report appunto del progetto Pietre. Gli utenti sono 388.000, sessioni 498 e 708, visite medie giornaliere 457, e visite al sito da 170 nazioni, Italia al top con 390.596 visite, con poi USA 6.574 e la Francia con 4.090. Abbiamo i social media con la pagina Facebook con 1.300 mi piace e il Twitter con 640 follower. Naturalmente il canale YouTube si è arricchito sempre di più con 811 video. Studenti premiati con il diploma esploratori della memoria sono quasi 27.000. Le scuole che hanno partecipato al concorso e sono sede di esploratori sono 877. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno accolto il nostro invito. Un sentito ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici, ai professori che hanno dedicato tempo prezioso e passione nonostante la pandemia. Un grazie di cuore particolare a Rosalba Fragomena, che è una preziosa collaboratrice e segue da tantissimi anni le pietre della memoria. I miei più sentiti ringraziamenti, grazie per l'attenzione. Bene, grazie a Rosanna Perego che ci ha evidenziato come questa manifestazione abbia seguito, avuto seguito da quando è iniziata ancora adesso nel tempo. Ci saluta adesso il vicepresidente regionale dell'ANMIG, Giovanni Vignati. Buongiorno a tutti. Siamo alla sesta edizione del concorso regionale Pietre della Memoria, Esploratori della Memoria, nell'ambito delle attività che l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra del Comitato Regionale di Lombardia da questi anni è solita sostenere e programmare. Come voi ben sapete, il concorso è riservato alle scuole primarie e di primo e secondo grado presenti sul territorio lombardo. Ha per scopo il censimento di monumenti, lapidi e lastre, ceppi che riguardano persone o fatti inerenti alla prima e alla seconda guerra mondiale, oltre alla guerra di liberazione. Riguarda in prima persona l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, perché ripercorre la nostra storia più che centenaria e la coinvolge tutta nel ricordo del sacrificio e dei valori dei nostri padri che nel proprio corpo hanno portato i segni della loro sofferenza per la patria. Non è perciò solo un semplice ricordo o un censimento, ma bensì uno studio e un approccio diverso e privilegiato alla loro storia.
la scuola e voi stessi siete parte indelebile e partecipe, ribadirei privilegiata, di questo percorso comune che tende a formare insieme a tutti gli studenti del territorio nazionale la creazione di un archivio telematico a cui attingere dati e notizie che anche semplici cittadini potranno e vorranno consultare per un approfondimento personale e un ulteriore studio, ma anche un importante momento di formazione storico-sociale, un modo di facile consultazione che ciascun italiano dovrebbe per dovere conoscere e meditare. Sono oltre 2.800 gli studenti lombardi che sono stati premiati con il diploma nelle edizioni precedenti, così come 200 sono state le scuole lombarde coinvolte. E il lavoro oggi continua con voi ragazzi e ragazze, con i vostri insegnanti e dirigenti. I vostri lavori andranno ad aumentare e arricchire i nostri studi, le nostre ricerche e le nostre riflessioni. Viviamo un momento particolare, la pandemia, che ci permette di raggiungervi solo con l'ausilio dei nuovi mezzi informatici, anche se avremmo voluto incontrarvi in presenza. Il mio e il nostro grazie è per l'impegno, la dedizione e la realizzazione di tanti nuovi lavori, sia il modo migliore per iniziare, continuare e terminare questa magnifica giornata. Un caloroso grazie e saluto. Bene, ringraziamo Giovanni Vignati. Vi do ora lettura dei nominativi della commissione esaminatrice, composta da queste persone che sono figli o nipoti dei mutilati e invalidi di guerra. Croci Fiorenzo, scrittore. Gorini Lauro, pittore e scultore. Stucchi Andrea, informatico. Mesghez Franca, avvocato. Cerutti Emanuele, dottore in storia contemporanea. Eccoci di nuovo in diretta, iniziamo la cerimonia di premiazione. A tutti i ragazzi partecipanti e ai referenti, che sono poi i professori che hanno seguito e aiutato gli alunni nella realizzazione delle opere, verrà recapitato un diploma personalizzato per ognuno con l'effigie della medaglia di rappresentanza, che sta a significare il patrocinio e l'approvazione alla manifestazione da parte del Presidente della Repubblica Italiana. Questo è il diploma. Verranno inoltre assegnate delle borse di studio in favore degli istituti scolastici, le cui classi siano risultate vincenti per gli elaborati realizzati. Infine ci sono 4 coppe che saranno consegnate alle 4 scuole che hanno dimostrato particolare impegno nella realizzazione di 4 video, o per essere più precisi, nella realizzazione di 2 video, di un graphic novel e di un ebook multimediale. Adesso vediamo alcuni lavori.
un'insolita intervista. Due generazioni, lontane nel tempo, ma vicine nei valori. Presentati, come stai? Umberto Tagliabue di Angelo. Nicole Spoleti. Tutto sommato bene. Le forze mi stanno abbandonando, ma devo continuare a combattere per la mia patria. Cosa fai nella vita? Bersagliere ciclista. Studentessa, frequento la scuola di primo grado Gianni Rodari. Cosa fai quotidianamente? Dopo la scuola studio un po' e poi esco con i miei amici. Mi alleno percorrendo almeno 120 km in bici con la mitragliatrice dietro la schiena. Come trascorri il tempo libero? Aggiorno i miei follower sui social, faccio dei TikTok e chatto con i miei amici. Non ho tempo libero. Mi alleno continuamente per la mia patria. Cosa sono i followers? In riferimento ai social media, un follower è un utente che decide di seguire un'altra persona e poi si scambiano chat, video, foto. Non parlo straniero, a pietanza. Cosa sono i social network? Social network? Mi viene in mente il mio amico Luigi che è molto socievole. Come comunichi con i tuoi familiari? Li chiamo al telefono e invio vocali. Quando posso, invio delle missive ai miei cari. Hai molti amici? Sì, moltissimi. Sui social, ovviamente, soprattutto su Instagram. Possiedo qualche caro amico nel reggimento. Quanti vestiti hai nell'armadio? Ho tantissimi vestiti. Faccio shopping tutte le settimane. Non sono mai abbastanza. Indosso la divisa ormai da diversi giorni. Cosa mangi a colazione? Cerco sempre di tenermi in forma, ci tengo alla linea. Bevo latte di soia e mangio cereali integrali. Quando posso, mangio un pezzo di pane e dell'acqua. Quando devi cercare un'informazione, cosa fai? Mi affido a un motore di ricerca su internet. Chiedo ai miei amici più anziani informazioni. Che sogno avevi da piccolo? I sogni ne ho tanti, principalmente voglio fare l'influencer. Vorrei vivere serenamente e tornare dalla mia famiglia per aiutarmi. Che cos'è la libertà? Libertà per me è viaggiare, stare fuori fino a tardi e stare con chi voglio. La fine della guerra è un futuro migliore per tutti. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono battuti per la nostra libertà, per i nostri diritti e per la nostra indipendenza, sacrificando la loro vita. Una scuola tra le guerre. Pietre che ci ricordano che il bello può nascere in un momento in cui ogni bellezza pare perduta. Giuseppina Pizzigoni, maestra d'eccezione, visse a Milano a cavallo delle due guerre mondiali. Donò alla città e ai suoi bambini una scuola, la Rinnovata, bella, grande e rifugio sicuro anche nei momenti più bui. Nel 1911 crea una scuola nuova, Rinnovata appunto, in un appezzamento di terreno concessole dal comune di Milano nel quartiere della Ghisolfa, in due dockers, due semplici e provvisori prefabbricati di legno. Nel 1914 consegue il titolo di direttrice didattica. All'interno dello stesso edificio fa costruire nei sotterranei un rifugio per proteggere gli alunni dai bombardamenti. Mussolini venne accolto a testa alta. I bambini non indossavano la divisa da balilla, ma semplici grembiuli da lavoro. Non adottò mai il libro di testo unico. I bombardamenti del 1943 danneggiano alcune parti dello splendido edificio scolastico. Il 4 agosto 1947 muore, in povertà e solitudine, nell'ospizio di Saronno.
La rivoluzione copernicana che Giuseppina Pizzigoni operò nel 1911 consiste nel rifiutare uno stile di insegnamento nozionistico, astratto, astruso, basato sulla trasmissione delle informazioni, per concentrarsi sull'attenzione ai bisogni e agli interessi degli alunni e soprattutto sulla concretezza degli apprendimenti frutto dell'esperienza laboratoriale. Tempio la natura, ambiente il mondo, metodo l'esperienza, scopo il vero. La rinnovata è scuola giocosa, scuola viva, perché è scuola di vita e non di parole. Buon compleanno, maestra Giuseppina! Ti ringrazio perché ci hai donato la rinnovata e questo favoloso metodo grazie al quale non solo impariamo, ma anche ci divertiamo un mondo. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Croce, una frazione elevata sopra il comune di Menaggio, alle pendici del Monte Crocione, dove ha inizio la nostra passeggiata nella storia. Siamo al punto di partenza, davanti al tabellone che mostra il nostro percorso, la linea Cadorna, o meglio, l'occupazione avanzata Frontiera Nord, come veniva chiamata ai tempi della sua realizzazione nel 1916. Proprio questa zona era uno dei punti cardine del complesso sistema di fortificazioni della linea. Le trincee, i baraccamenti e altre strutture sono state recuperate tra il 2005 e il 2010 dal gruppo Alpini di Venaggio, che con pazienza e dedizione hanno riportato alla luce numerosi reperti e quindi il ricordo storico di questa linea difensiva, realizzata perché si temeva che l'esercito austro-ungarico potesse entrare in Italia passando dalla neutrale Confederazione Svizzera. Secondo i servizi segreti del tempo, un'invasione delle nostre zone alle spalle delle truppe italiane che stavano combattendo sul fronte orientale serviva per poter arrivare a controllare la parte più produttiva dell'Italia, Milano, Torino e Genova, il porto principale di quel periodo. Così, nel 1915, il generale Luigi Cadorna diede l'ordine di realizzare una linea difensiva lungo il confine italo-svizzero, che partendo dal passo del Gran San Bernardo arriva fino al bacino del lago di Como e oltre, toccando il territorio delle Alpi Leopontine e delle Prealpi Lario-Intervesi. Furono costruiti 72 km di trinceramenti, 296 km di strade militari e 398 km di mulattiere. La linea comprendeva tre allineamenti principali: Varenna, Carlazzo, Monti di Tremezzo, Alpe di Ponna e Monti di Croce di Menaggio, Sasso San Martino. Noi visiteremo una parte di quest'ultimo allineamento e occorre ricordare che per fortuna non fu mai necessario rendere operativa la linea Cadorna, ma ci è rimasta in eredità con le sue trincee, i camminamenti e gli sbarramenti, a testimonianza di una grande prova di ingegneria militare dell'epoca. Cominciamo dunque il nostro itinerario lungo il camminamento che conduce verso la postazione blindata di mitragliatrici. Il camminamento con un muro protettivo di altezza superiore a 2 metri ci mostra sul lato sinistro un disimpegno, che si tratta di una nicchia ricavata nell'interno di un muro di contenimento per far sì che si potesse spostare per lasciar passare i portaferiti o i militari. Thank you.
Bene, procediamo alla premiazione vera e propria e do la parola alla coordinatrice Rosanna Perego. Allora, ormai è arrivato il momento più ambito da voi studenti, quello della premiazione delle borse di studio e dei video. Iniziamo con le borse di studio. Allora, il primo premio iniziamo dalla primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda la scuola primaria, la prima borsa di studio va alla scuola Dante Alighieri di Milano dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni. Primo premio 500 euro. Per quanto riguarda la scuola di primo grado, il primo premio va all'Istituto Comprensivo di Menaggio, alla Jacopo Rezia, secondaria di primo grado, il primo premio di 500 euro. La seconda borsa di studio va della scuola secondaria di primo grado alla Gianni Rodari dell'Istituto Comprensivo Prati di Desio, di euro 300. Iniziamo invece con le scuole secondarie di secondo grado. Alla prima borsa di studio di euro 500 va al liceo classico Paolo Sarpi di Bergamo. Il secondo premio a pari merito, la seconda borsa di studio di euro 300 all'ITES Pitentino di Mantova e al liceo Omodeo di Mortara. La terza borsa di studio di euro 200 al liceo classico Banfi di Vimercate. Per quanto riguarda invece i video, allora diciamo che ci sono delle coppe e sono quasi tutti a pari merito. Allora abbiamo il liceo Banfi di Vimercate con il bellissimo graphic novel, che praticamente è un romanzo, come avete visto, è un romanzo fumetti. Non so se siete riusciti bene a leggere il fumetto, che è una storia veramente accaduta nella Val Graviglia, sull'Appennino Ligure. Un aereo bombardiere della Royal Air Force inglese, con un equipaggiamento inglese e canadese, era partito dall'aeroporto di Brindisi portando dei rifornimenti ai partigiani in una zona molto impervia dell'Appennino Ligure, esattamente sul Monte Zatta. Questo aereo appunto parte da Brindisi, però non è mai giunto a destinazione. Dopo varie ricerche e prove di ricerche, appunto, l'aereo appunto era stato abbattuto. I sette componenti dell'equipaggio riposavano in un piccolo cimitero vicino nella zona della Val Graviglia, ora invece riposano nel cimitero di Staglieno a Genova, dove appunto i ragazzi del liceo Banfi si sono recati per rendere onore a questi piloti. Diciamo che questa storia aleggia, ci sono appunto alcune, un mistero, diciamo, è una specie di giallo, perché il primo rifornimento che veniva fatto ai partigiani non era fatto di armi, il primo rifornimento era fatto di denaro e di viveri. Molto probabilmente questo aereo è stato abbattuto. Difatti si diceva anche, certo sono tutte notizie veritiere, alcune notizie non hanno proprio delle fondamenta, comunque in quel periodo si diceva che alcuni abitanti del luogo si erano arricchiti. Questo è appunto il graphic novel appunto fatto dal liceo Banfi. Poi il secondo premio invece va alla scuola Jacopo Rezia di Menaggio. I ragazzi appunto hanno fatto questo bellissimo bellissimo video sulla linea Cadorna, molto bello perché è molto dettagliato, ricco di particolari. Quest'opera appunto è dell'ingegneria militare che punta molto sulla armonica integrazione tra l'opera umana e l'ambiente circostante.
Poi sono, hanno fatto appunto due PowerPoint, questa bellissima che voi avete visto, quella visita che hanno fatto al Museo degli Alpini, e poi con dei bellissimi disegni fatti dai ragazzi. Poi abbiamo un'altra coppa, va alla Gianni Rodari di Desio, loro hanno fatto appunto, è molto bello l'intervista a confronto fra le due generazioni, lontani nel tempo ma vicini nei valori, e poi per molto carine anche la storia appunto del bersagliere tagliabue Umberto Di Angelo, pluridecorato, ligio al dovere, e infatti appunto a Desio hanno dedicato appunto a questo bersagliere la scuola primaria e la sezione dei bersaglieri di Desio. La quarta coppa va alla Dante Alighieri dell'Istituto Rinnovata Pizzigoni con l'ebook multimediale, intitolato Una scuola fra due guerre. La Rinnovata Pizzigoni, cioè la Giuseppina Pizzigoni, era appunto questa maestra, che fu una grande pedagogista, una persona appunto con molto carisma, che era riuscita a portare appunto nella scuola una grande innovazione, cioè come c'era il metodo Montessori, appunto, e c'era appunto, cioè questo è il metodo appunto di questa scuola Pizzigoni. Cioè, posso dire appunto che per quanto riguarda appunto i video, cioè ogni anno siete riusciti appunto a sorprendermi con questi video multimediali, bravissimi. Io mi congratulo con tutti voi per il lavoro che avete svolto, ottimo sia sotto il punto di vista storico e documentale. Molto bene, grazie a Rosanna Perego. Adesso vi faremo vedere alcune foto delle precedenti edizioni di questa manifestazione che si sono svolte appunto nel salone sottostante Antonio Valente di questa sezione ANMIG di Milano. Diamo adesso la parola al coordinatore nazionale delle Pietre della Memoria, dottor Remo Gasperini. Buongiorno a tutti, buongiorno, vi parlo da Perugia, ho seguito passo passo la vostra manifestazione e vi faccio i complimenti subito. Li faccio a Massimo Fugazza, presidente, a Giovanni Vignati, sua spalla, e soprattutto a Rosanna Perego, che questo concorso sta conducendo da anni in maniera impeccabile. Veramente brava Rosanna, complimenti. Complimenti a tutta l'ARMIG Lombardia per l'impegno, e cito anche Rosanna che è la grande segretaria di questo comitato. Volevo innanzitutto ringraziare però gli studenti e gli insegnanti che in questo periodo difficilissimo, nel quale sapete tutti voi, è inutile che ve lo ripeto, avete dovuto faticare moltissimo per portare avanti l'attività didattica e anche l'attività di coordinamento, e quindi aver concluso questo concorso al termine di questi due anni per voi è un grande merito e un grande onore. Nelle difficoltà siete riusciti anche a fare questa cosa che è sicuramente importante e gratificante, io credo, perlomeno questo è il riscontro che abbiamo avuto da tutta Italia. Per quanto riguarda la Lombardia, io devo dire che c'è una grande attività, un grande fermento, e non a caso due dei filmati, come ha
ricordato Rosanna all'inizio, che saranno presentati il giorno 4 ad Archivissima, il Festival Nazionale degli Archivi. Noi come Pietre della Memoria siamo fra i 300 archivi italiani prestigiosi, migliori, che partecipano a questo festival. Ecco, dicevo, non a caso due dei filmati che presenteremo sono stati fatti dalle scuole della Lombardia e li vedrete. Vi invito la sera del 4 dalle ore 21 a seguire la diretta che faremo, proprio coordinata qui da Perugia, ma con collegamenti anche con Varese, con Monza, con Ancona, con Modena, con Castrocaro, con la Sicilia, con Enna, con Roma, e vedrete con Genova, con vari posti italiani, e vedrete questi filmati. La Lombardia si è distinta anche per la qualità, ovviamente, come avete visto, dei filmati, ma non solo di quest'anno, ma degli anni precedenti, e anche in tema di censimento delle pietre, e anche se ancora c'è tantissimo da fare, devo dire che gli elementi presenti nel nostro database della Lombardia sono 1743, di cui 758 sono le schede dei monumenti censiti, mentre 991 sono le lapidi e 447 le lastre commemorative. Un buon bottino, realizzato grazie, come ricordava Rosanna, a 2.800 studenti di 200 scuole della Lombardia. Anche i filmati sono numerosi, 156 filmati sul canale YouTube che voi potete consultare tranquillamente. Che è stato detto molto, tutto, da chi mi ha preceduto, e non devo aggiungere altro se non darvi un appuntamento per il prossimo anno, perché speriamo il prossimo anno di tornare in quel salone che è bellissimo, è pieno di voi ragazzi, di insegnanti, è bellissimo per la coreografia, ma anche per i contenuti che riesce a proporre nella circostanza della premiazione annuale. Il progetto Pietre della Memoria è nato 10 anni fa qui in Umbria, piccolo piccolo, ma è diventato grande grande grazie al contributo dei dirigenti dell'Armig che si sono impegnati, e al contributo determinante, alla vostra partecipazione di insegnanti e di ragazzi delle scuole della Lombardia. Io vi ringrazio e vi saluto e restituisco la linea a Milano. Ringraziamo Remo Gasperini per il suo intervento. Siamo quindi giunti al termine di questa manifestazione. Abbiamo invitato con noi la collaboratrice della sezione ANMIC di Milano, signora Rosalba Fragomena. Speriamo l'anno prossimo di rivederci nel Salone Valente e vi abbracciamo calorosamente. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao. Ciao.